come può Denichev anche solo pensare che una tale potenza possa essere controllata? Dobbiamo arrivare là prima che Denichev ce lo impedisca! Ok ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now. Continuiamo con il gameplay di Singularity. Dunque, siamo arrivati alla torre dove parte la singolarità, dove ha avuto origine. Non possiamo stare qui. Denichev è sempre più vicino. A causa della singolarità, questa zona è stata devastata dalle distorsioni temporali. Ah, e in questo momento siamo tornati indietro nel tempo. Vedo i soldati russi del passato che sembrano causare l'intromissione del 1955 nei nostri giorni. Appunto. Quindi qui le distorsioni spaziali sono più forti praticamente. Sembra che le distorsioni stiano influenzando l'attuale flusso temporale. Ok, munizioni al massimo. Cos'è stato? Fa attenzione, cara. Quel mutante sembra diverso dagli altri. Possibile, il tempo ha ulteriormente distorto le creature. Se riesco a beccare un colpo. Vediamo di riuscire a prenderlo. Cazzo. Culo.
Ok ragazzi, eccomi qua, scusate, si era interrotta purtroppo la registrazione, abbiamo distrutto il mostro, ci siamo recati nel laboratorio del dottor Barisov e abbiamo trovato, dobbiamo trovare il potenziamento per il CMT, un nuovo potenziamento, infatti anche l'obiettivo dice trova il laboratorio del dottor Barisov. Dunque, ho un po' di munizioni. Vediamo che potenziamenti. Amplificatore CMT. Il CMT non necessita più di energie 99 e i danni inflitti dai poteri impulso sono stati incrementati. Ah. Ok. Premere B per il super impulso. Che figata! E non consumo nemmeno energia. Cioè, qui ci sono quelli paralizzati. Merda. Certo, quindi sono sempre stati di pareri opposti, tutti e due. Ok, dov'è Barisov? Era qua. Aspetta, capitano, forse riesco ad aprire la porta per te. Il piano è pessimo, ma può essere cambiato. Ecco il reattore della torre. Ferma dice.
tempo è rallentato. No, era. Mi hanno accerchiato, vabbè. Proviamo. Dai, stai su, su. Avanzare. Eccoci qua. Ci siamo. Questo è il luogo dove ristabiliremo la storia. Usa il CMT sulla singolarità e apri una fenditura sul 1955. Poi distruggi il reattore con la bomba E99. Una volta distrutta la singolarità,
verrà ripristinata la verità storica. Ora va, capitano. Buona fortuna. La bomba, immagino. Capitano, sembri sorpreso. Tutti quegli sforzi per distruggere la singolarità e non dovevo fare altro che ricostruirla. Ora, dammi il CMT. No, Renko, ci sfugge qualcosa, ma non è ancora chiaro. Possiamo sistemare le cose. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. E voi l'avete perso. Morto. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. Ho capito! Non è la singolarità il problema. Sei tornato indietro nel tempo e hai impedito che Demichev venisse ucciso nell'incendio. Ricordi? Ah sì, all'inizio. Quello che devi cambiare ancora. Demichev non deve vivere. Non funzionerà. Ci avete già provato. E avete fallito. Non ricordi chi altri c'era laggiù, capitano Renko? L'altro uomo eri tu. Ha ragione, capitano. Tu sei l'anomalia. Il che significa che l'unico modo per correggere il flusso è fermare te stesso. Vuoi dire uccidere se stesso? Stai chiedendo a un uomo di sacrificare se stesso per qualcosa su cui ti sei sbagliato. Quante volte ormai? Non sono sicuro che tu sia un'autorità attendibile, Barisov. Renko, non dargli ascolto. Tu puoi salvare il mondo. Così dice lui. Ma capitano, pensa a quello che eri prima di tutto questo. Un fuoco nell'alveare. Posso offrirti una vita diversa. Tutto ciò che desideri. Dove e quando vuoi. Dammi il CMT. E aiutami a dominare il mondo. È questo il mondo di cui vuoi far parte, Renko? Guardati attorno. Guarda tutta la sofferenza che ha causato quest'uomo. Tutti i leader visionari hanno dei lati oscuri. Renko, lui non è un leader. È un brutale assassino, un dittatore. Devi fermarlo a qualunque costo. Usa il CMT sulla singolarità, torna indietro nel tempo e suicidati. Questo è quello che io chiamo un'offerta allettante. Oppure... puoi dimostrare la tua fedeltà a me uccidendo Barisov. E io ti offrirò un potere illimitato. Fai la tua scelta, capitano. Devo scegliere tra i due. Beh,
dispiace. Mi dispiace, ma... sei un mostro. Anche tu sei un mostro. Perché hai creato tutto questo, però... Mio Dio, è morto! Capitano, hai appena ucciso l'uomo più potente della Terra! Ma questo non cambia nulla. Per correggere la storia devi tornare indietro nel tempo e impedire a te stesso di salvare Demichev dall'incendio. Non si mettono benissimo. Quello sono io. E quindi sono morto. Hammer 2-1, qui flotta rossa. State entrando nello spazio aereo di Katorga 12. Ricevuto, flotta rossa. Non c'è più il coso. Tempo al bersaglio, 3 minuti. La torre è distrutta. Abbiamo riscritto la storia. Non so perché continuano a mandarci qui. Non c'è mai un bel niente. Intelligence militare. Bella battuta. Hammer 2-1, mantenere velocità e direzione attuale. Ricevuto. Oh mamma. Non mi stanco mai di vederlo. Cazzo è? Pavlov? Ma c'è il bagno? Ripeto, falso allarme. Missione annullata, rientrate alla base. Ah, te l'avevo detto! Non succede mai niente qui! Vero compagno? Quindi mo c'è la statua di Barisov adesso, perché? Il CMT.